Ciao Vicenzi! Buongiorno! Un'altra giornata Riccardo, a Napoli! Buongiorno! Un'altra giornata a Napoli e stamattina facciamo il mini tour del camper, prima di andare a Napoli. Prima di andare via. Quindi la Flecchia vi fa fare il giro del camper. La Flecchia! Alzati, lo fai fare tu il giro del camper. No, lo fai tu. Vai! Vai! Sigla! Allora, Flecchia, un mini tour del camper, al volo prima di partire. Sì, questa è come la nostra dinette, uguale, però qua ci sono due posti in più, anche tre. Questa è da quattro posti. Poi, là sopra è dove dormono i grandi big, con letto matrimoniale. Perché è un mansardato. È un mansardato, mica come il nostro van. Poi davanti c'è la cabina con i sedili, ovviamente, girevoli. Proprio come il nostro, solo c'è molto più spazio. Vissutissimo. Abbiamo la cucina, che ora è diventata, come essendo in cinque, cucina, frigorifero, forno, tutti gli armadi, cassetti, super comoda. Di qui abbiamo tutto il corridoio con bagno, doccia. Voilà, ok, e poi armadio, proprio come quello nostro, uguale, armadio, comodissimo, doppio armadio qua sotto, e qua abbiamo i due lettini dove il Citta dormiva quando era piccolino, due letti a castello, con tutti i rispettivi armadi. Beh, in confronto al nostro, questo è 10 volte più grande, una villa. Quindi, però in 5/6 si sta benissimo. Sì, ufficialmente è per 6 persone. Ci possono dormire 6 persone. 6 persone. E per i curiosi ve lo faccio vedere anche fuori, perché ovviamente è più grande dentro e quindi è anche più grande fuori. C'è il gavone enorme, con tanto spazio sotto i letti a castello, che poi il letto a castello si può anche alzare, quindi questo può essere anche una sorta di garage per le moto, per i motorini. Sotto ci sono altri gavoni, dietro c'è il portabici, insomma c'è tantissimo spazio, c'è la veranda, questo è un vero e proprio camper, sopra ci sono tanti oblò, pannelli solari, è un Ducato 2008 di cilindrata. E questo è stato il camper della mia infanzia, dove sono cresciuto e dove ho vissuto anche un pochino io, insieme ai miei fratelli e ai miei genitori. Rispetto a ieri, come vedete, sono aumentati i nostri vicini. Sono arrivati altri due camper, è andato via il van, quello tedesco, però c'è ancora questo francese. E come abbiamo detto, è una posizione davvero comoda. Noi ieri poi siamo tornati con il pullman, 10 minuti dal centro di Numero. Poi il biglietto costa 1,10 euro qui a Napoli, quindi ragazzi è anche super economico prendere i mezzi pubblici. E quindi oggi la giornata è un po' nuvolosa, non è delle migliori, vero Flecchia? No, il tempo. E oggi la giornata è un po' nuvolosina, però abbiamo Antonia che porta il sole. Antonia porta il sole, la Flecchia porta la gioia. E tu cosa porti? E io porto un babà. Saluta, andò. Quindi. Ciao. Quindi il tempo non è dei migliori, però la temperatura si sta bene. Quindi noi oggi torniamo a Napoli. Anche perché ieri diciamo che siamo usciti dopo pranzo. Quindi esatto. Poi il sole tramonta, che già sono le 4:30. Sì. Oggi rifacciamo un'altra parte di Napoli. Domani rifaremo un altro pezzo di Napoli, sperando che il tempo sia migliore. E oggi ne approfittiamo anche per provare le specialità, per continuare a provare le specialità della tradizione culinaria di Napoli. Volevo aggiungere una cosa, questo è un camper storico dove io sono cresciuto e ho girato tanto, e adesso mamma vi dice dove è andata con questo camper, perché insomma è arrivata anche in posti abbastanza lontani, vero mamma? Vabbè, il posto più lontano siamo andati in Islanda, infatti, abbiamo visitato tutta l'Europa e l'Italia. E anche a Mosca.
anche in Russia. Anche in Russia. Abbiamo girato tutta l'Europa, l'Islanda, sono arrivati anche in Russia, insomma ne ha fatta di strada. E quanti anni è? Nel 2003. Del 2003, quindi ha quasi 20 anni. Prossimo anno ne fa 20. Broken bones, broken heart, where can I be mended? A little lonely, much afraid, where am I befriended? Body's tired, feeling faint, where can I lay myself down? Eyes are red. Allora, siamo arrivati finalmente nella spacca Napoli, quindi adesso dobbiamo trovare un posticino dove mangiare uba lubabba o la spugliatella. Cosa hai preso, Flecchia? Ho preso la spogliatella. Ma quale? Riccia. Riccia. Grazie mille. Le campane devono suonare sempre a festa. Sì, dai. O cuore Napoli. Saluti amore. Vuoi fare un saluto? Sì. Da Napoli. Da Napoli. Forza Napoli. Pace, salute e amore. E viva la mamma! Viva la mamma! Forza Napoli! Ficca! Perché ti? Ficca! Ah no, vabbè! Auguri! Grazie, ciao! Buona? Buona! Sai cosa dobbiamo comprare? Un portachiavi da mettere sulle chiavi del van. Con il cornellino, sì. Lo prendiamo. Allora hai preso il corno della fortuna, ma? Sì, simpaticissimo. Siamo arrivati nella via di San Gregorio Armeno, famosissima per i suoi presepi e per tutte le statuine. Proprio come questa. Guarda quanto è bella. Ora andremo a vedere un presepe grande circa 30 metri quadri in stile settecentesco.
got nothing to worry about. Un vero stile napoletano. I got nothing to worry about when you're by my side. I looked out and I saw the rain. Flecchia, ti piace il presepio? Bello, bellissimo davvero. Pensa a fare un presepio tutto con tutte le statuine tipiche. E quando è che fanno le statuine dei vagabondi? Io vabbè, voglio vedere la statuina della Flecchia. Però col presepio è fatto di Biandron. Di Biandron, cioè, eh? Prova a immaginare. Visita al Duomo di Napoli, dove ci sono le ossa e il sangue di San Gennaro. Ovviamente dobbiamo fare pausa pranzo e quindi oggi proviamo la pizza fritta. Dove? Da zia Esterina, sempre parente di Sorbillo. Quindi adesso la Flecchia la va a prendere e ve la fa vedere. Rimaniamo in famiglia oggi. Guarda qua. Ah, wow. Guarda qua, oh. Questo è lo street food italiano. Vero, Flecchia? Street food italiana. Attenzione. Una bella pizza fritta. Vai. Vediamo chi la fa. All'ingrasso. Tu la mangi? No. La Flecchia ha trovato la tattica per mangiarla. Vieni qua, Mara. Com'è? Cosa?
buon appetito. Che dici della pizza fritta? Flat. Adesso bisogna andare a berci un caffè speciale e smaltire questa pizza fritta. No, che no, è finita in 2 secondi, perché poi è fritta ma è leggerissima, è cioè è buonissima, veramente buona, speciale. Bravi napoletani. Ma se no dobbiamo no. Qui siamo nei famosissimi quartieri spagnoli, ricchi di vita, di colori, di sapori e anche di murales. Tanti murales, tra l'altro c'è il più famoso, che è quello di Maradona, che è grande, che stiamo proprio andando a vedere. Lungo tutto il quartiere spagnolo, dovunque ti giri, ci sono foto, bandiere del Napoli, di Maradona, murales sui balconi, sulle vie, su qualsiasi muro della città si può vedere, insomma, la devozione del popolo napoletano al loro grande dio, alla grande divinità del calcio, appunto Maradona.